Viaggiare richiede coraggio e determinazione. Non è facile lasciare ciò che si conosce, anche quando si è spinti dal desiderio di sapere. Il viaggio però non è una fuga. Se è vero che ci vuole coraggio per partire, è altrettanto vero che bisogna saper tornare. È così che i grandi viaggiatori hanno costruito le culture del passato ed è così che oggi possiamo arricchire le culture del futuro. Tra i miei viaggi c'è la montagna, un posto che mi ricorda la cura e la ricerca degli ingredienti. Oggi faccio la stessa cosa con quello che mi offre il mio territorio. Utilizzo tantissimo la ricotta di vulcano perché ha ancora quei sapori e odori della ricotta appena sfornata. Ha queste note leggermente piccanti che sono dovute al pascolo dell'animale stesso. Sono uno chef palermitano, siciliano, e amo tantissimo il mio territorio. La ricotta di vulcano, con la sua freschezza e la sua tipica nota piccante, si sposa con il sapore delicato dei crostacei. Con una veloce cottura in forno e l'immissione di vapore aromatizzato al finocchietto, la polpa del gambero non secca, conserva la consistenza e acquisisce un segno originale. La crema di ricotta, i piselli e le erbe completano una nuova esperienza per gli occhi e per il palato.